Il programma che vedrete fra poco è basato su un film che ha una storia abbastanza curiosa. Si tratta di un film che il famoso regista sovietico Sergei Gerasimov girò in Cina ai tempi di Stalin per glorificare il successo, la conquista del potere da parte di Mao Zedong. Poi, quando il film fu pronto, i russi avevano già provveduto a doppiarlo in varie lingue, compresa, come sentirete, quella italiana. Quando il film fu pronto per essere distribuito attraverso i consueti canali della propaganda sovietica, accade un fatto inatteso, un fatto imprevisto, cioè il grande scisma, la rottura fra Mosca e Pechino. A questo punto il film fu bloccato, finì per così dire in cantina, dove vi è rimasto per circa un quarto di secolo, e ora noi lo abbiamo riassumato. L'abbiamo riassumato, è un po' malconcio come vedrete, ma sempre molto interessante. E gli autori del programma, Raffaello Boldi e Daniela Ghezzi, lo hanno utilizzato come filmato base per questo lavoro sulla Cina che apre la serie dei giorni della storia. Una serie che raggrupperà d'ora in avanti tutta la programmazione storica della Rete 2, una serie che affronterà temi di scottante attualità o di scottante interesse, noti e poco noti, da un programma su tutti gli uomini del Duce, a un programma sulla conferenza di Yalta, un programma molto recente, fra l'altro questo, sul muro di Berlino, sulla storia del muro di Berlino. Una serie, insomma, che dovrebbe diventare, io spero, d'ora in avanti, una sorta di appuntamento con la storia per tutti gli appassionati di questo genere di spettacolo culturale. Buon ascolto. Piazza del Popolo di Pechino può accogliere soltanto 1 milione di persone, ma oggi vivi sono i cuori di centinaia di milioni di uomini e donne di tutta la Cina. Sull'antica città sarà stata la bandiera irrorata del sangue dei soldati della rivoluzione, bandiera portata vittoriosamente dal Partito Comunista di Cina durante 29 anni di lotta. Tribuna, i dirigenti del Partito Comunista. Liu Shaoqi, Zhou Enlai, Gao Gan, generali dell'Esercito di Liberazione Nazionale, i vicepresidenti del governo centrale Jian Lan, Li Zixin e Sun Xinlin, vedova di Sun Yat-sen. Il libero popolo acclama Mao Zedong, capo del Partito Comunista della Cina, capo del popolo e servitore del popolo. Lo chiamano Mao Zedong, il che vuol dire Mao Presidente. Il popolo lo chiama così fin dal giorno della creazione dei primi soviet cinesi, il cui presidente è sempre stato Mao Zedong. Auguriamo 10.000 anni di vita a Mao Zedong. Ecco il significato delle innumerevoli acclamazioni che voi udite. Proclama la nascita della Repubblica Popolare della Cina. Fu un giorno di esaltazione e di orgoglio, il 1 ottobre del 1949, quando la Stella Rossa calò vittoriosa sulla Cina. C'è un'altra frase che Mao pronunciò in quella occasione. E adesso,
che i reazionari stiano in guardia dentro e fuori dal nostro paese. E forse in Occidente ci fu chi ringraziò la distesa degli oceani che separava questa nuova Cina dal resto del mondo. Ma anche altrove, a Mosca, è probabile che qualcuno abbia gettato uno sguardo preoccupato sulla carta dell'Asia, verso la Siberia, afflitta da una cronica scarsità di popolazione. Il cielo era azzurro, quella mattina del 1 ottobre del 1949, come è incredibilmente azzurro il cielo d'ottobre a Pechino. Toccò a Chu Te, il leggendario capo dell'Armata Rossa, di passare in rassegna i soldati dell'Esercito Popolare di Liberazione. I soldati di un esercito diverso da tutti quelli che si erano visti prima di allora in Cina. E sulla piazza, sull'immensa piazza di Tiananmen, fra la superba porta imperiale costruita dai tartari e l'altra più aggraziata dei grandi e colti imperatori Ming, c'erano centinaia di migliaia di persone acclamanti, forse un milione. Queste immagini che vedete scorrere davanti a voi, come la voce dello speaker che avete ascoltato prima, sono tratte da un documento eccezionale. Un lungometraggio girato da operatori sovietici sotto la guida di Sergei Gerassimov, uno dei grandi registi dell'epoca staliniana, e tradotto nel testo in tutte le lingue del mondo. La nostra trasmissione, che si apre da oggi su questa Cina del passato prossimo, coprirà gli anni della Prima Repubblica, della Lunga Marcia, della guerra contro i giapponesi, della guerra civile, fino alla vittoria di Mao e agli anni 50, quelli che si chiamarono gli anni di costruzione del socialismo. Il commento dello speaker originale che abbiamo conservato sulle prime immagini di questa giornata del 1 ottobre 1949 va sentito, è chiaro, nella chiave di volta dell'amicizia cino-sovietica e della gloria di Stalin, oltre che di Mao, che allora parevano indistruttibili. Nel suo genere, dunque, un reperto storico. E oggi che il cerchio magico di quell'amicizia si è rotto e i protagonisti di allora, da Stalin a Mao, sono scomparsi, un invito a riflettere sul passato come sul presente cinese, sulle ragioni dello scisma che divide il comunismo al potere. C'era sullo sfondo la Cina delle campagne, la Cina della povertà contadina, dei fiumi immensi e delle montagne che toccavano il cielo. E la Cina delle città che apparivano assediate da quell'incredibile universo umano. Ma per gli stranieri, cioè a dire per gli occidentali, la Cina di allora era soprattutto la Cina delle grandi città, fra le quali, come era ovvio, primeggiava Shanghai, il grande porto del Mar Giallo, una città convulsa dove gli estremi si toccavano, la ricchezza dei pochi e la miseria, l'infinita miseria degli altri. Una Shanghai che gli stranieri avevano cercato di modellare a propria immagine e somiglianza, soprattutto lungo la Nanking Road o nell'arteria del Bund che si affacciava sul porto coi suoi orgogliosi palazzi. La Cina, la vera Cina, potremmo dire la Cina dei cinesi, la si poteva ritrovare altrove, per esempio nei villaggi di barche che assediavano le estreme propaggini meridionali del porto e dove era anche facile trovare braccia, forza lavoro a buon mercato per la nascente industria cinese, soprattutto per l'industria tessile, che era nelle mani degli occidentali o di pochi capitalisti o banchieri privati nazionali. Una forza lavoro che costava pochi centesimi di yuan al giorno, talvolta soltanto una ciotola di riso, perché nella Cina di allora era già molto garantire la sopravvivenza, non diciamo la vita dei singoli.
Shanghai non era ancora scattata le cifre di oggi, che sono, con i sobborghi industriali, di 13 milioni di abitanti, una delle città più popolose del mondo, seconda soltanto alla capitale giapponese Tokyo. Ma lo spettacolo di folla che era capace di offrire risultava ugualmente impressionante. Gli inserti occidentali erano vistosi, anche nei quartieri più tipicamente cinesi, laddove non si era allungata l'ombra delle concessioni straniere. Quanto all'altra, la Cina contadina, la chiamavano un immenso formicaio e poteva avere aspetti tragici. Era la Cina della grande proprietà terriera, dei rapporti di tipo feudale. La Cina dove milioni e milioni di uomini, in apparenza senza faccia e senza storia, potevano indifferentemente vivere o morire senza lasciare dietro di sé alcuna traccia. Le due Cine comunque si sommavano nel comune denominatore della povertà. La povertà della città che si sommava a quella della campagna, in questa Cina preda delle epidemie, delle inondazioni, della fame, senza dimenticare la calamità delle guerre. La fatica dell'uomo era la fatica di una bestia da soma e nessuno sembrava avere il diritto di domandarsi perché. La mortalità infantile era un fenomeno talmente elevato e naturale che non ci si preoccupava nemmeno di compilare una statistica. Per gli stranieri, come per il nuovo capitalismo cinese, che Shanghai poteva assumere una faccia diversa, gaia, spensierata, divertente. Come dicevano, il paradiso degli avventurieri, la città dei night club, la Shanghai che imitava l'Occidente senza spiegarselo. L'intelligenza, la cultura, erano un fatto di minoranze, ma erano anche, come dovevano, agili, interessanti, inquiete. Il cinema, il nascente cinema cinese, troverà a Shanghai la sua culla naturale. Era compito delle navi da guerra e soprattutto delle navi da guerra straniere, come delle cannoniere che risalivano i fiumi, di difendere questa Shanghai diversa, che era anche il principale polmone produttivo della Cina. E con le navi, un compito primario era assegnato ai contingenti militari posti a guardia delle concessioni territoriali straniere. Dapprima con la guerra dell'oppio, più avanti dopo la rivolta dei boxer degli inizi del Novecento, man mano che il vecchio impero manciù si disfaceva sotto i colpi di un impietoso presente, gli stranieri erano penetrati nel ventre molle della Cina, strappando a tutela dei loro interessi dei diritti di occupazione permanente. Inglesi, francesi, tedeschi, americani, russi, giapponesi, italiani avevano ridotto la Cina, se non al rango di colonia, a quello di un paese a sovranità limitata, come illustra questo saluto a braccio teso di stile fascista all'ingresso della concessione italiana di Tianjin. Shanghai e Tianjin, appunto, oltre a Canton, nella Cina meridionale, erano i punti di appoggio principali di questa occupazione militare, trincerata dietro il filo spinato, le bocche dei cannoni, le leggi e le abitudini straniere. Gli stranieri controllavano la zecca, le dogane, il commercio, tre quarti delle banche. Lo stacco fra le due comunità era netto e preciso.
Qualcosa tuttavia si era mosso, si muove anche nel corpo di questa Cina solo apparentemente apatica e rassegnata. Nell'ottobre del 1911, 70 anni fa da oggi, dopo una rivolta della guarnigione di Wuhan, nel pieno centro della Cina, è stata proclamata la Repubblica con alla testa Sun Yat-sen, un uomo di fascino e di prestigio, tenace combattente della causa nazionale. Sun Yat-sen, che ha studiato a Honolulu, ha vissuto in esilio in Giappone e negli Stati Uniti e parla l'inglese meglio di un inglese. Un uomo di cultura, di gusti, di inclinazioni occidentali, il solo al quale si è riuscito di raggruppare le vecchie società segrete, capaci soltanto di violente quanto infruttuose rivolte, in una lega rivoluzionaria con un programma sociale e nazionale. Dietro la bandiera della Repubblica, la Cina sembra imboccare la via del progresso. È Sun Yat-sen ad aprire con gli occidentali un primo negoziato per la revoca delle concessioni. Il primo gennaio del 1912 è ancora Sun Yat-sen a Nanchino, davanti a una folla acclamante, a dare lettura della nuova Costituzione che promette uguaglianza senza distinzione di classe, di razza o di fede, libertà di associazione e di stampa, un Parlamento elettivo. È un momento di grande entusiasmo. Sun Yat-sen conta sull'appoggio delle democrazie occidentali, anche se più avanti manifesterà simpatia per Mosca e per l'Unione Sovietica, fino al punto di modellare il suo partito, il partito del Kuomintang, sull'esempio del Partito Comunista Sovietico, pur sullo sfondo di un'ideologia liberal-nazionale. In un certo senso, un personaggio ponte fra il presente e il futuro cinese. Ha sposato Song Qingling, la figlia di un ricco banchiere che crede nell'idea della rivoluzione, al punto di diventare un giorno vicepresidente della Cina maoista. Qui lo vediamo con la giacca abbottonata fino al collo, vagamente di taglio militare, che si chiamerà divisa alla Lenin, mentre si rivolge alle unità dell'esercito che devono difendere la nuova repubblica. Lì accanto un giovane ufficiale, occhi stilizzati, un viso d'avorio, in questo momento il braccio militare della Repubblica. Un giovane ufficiale che si chiama Chiang Kai-shek e che terrà un ruolo di primo piano nella Cina a venire. Il padre era un prospero intendente delle saline imperiali. Quanto a lui, Chiang è uscito da un'università metodista e tutti lo giudicano un ottimo organizzatore. Anche per questo, Sun Yat-sen lo spedirà a Mosca con il compito di studiare l'organizzazione militare sovietica e mettere le basi per un'accademia militare tutta cinese, quella che sarà l'Accademia di Whampoa, su un'isola rocciosa a largo di Canton. Chiang Kai-shek è ambizioso, di carattere forte, e la Repubblica gli deve qualcosa. È lui che l'ha salvata dai tentativi di restaurazione monarchica. Gli è anche riuscito di tenere a bada in qualche modo i signori della guerra che si sono impadroniti del nord. Il Chiang di questi anni è ancora una via di mezzo fra il soldato e l'uomo di Stato. Fra l'altro gli mancano solidi agganci fra la gente che conta. Rimedia sposando Song Mei Ling, una donna di eccezionale bellezza, abile, intelligente, ricca e oltre a tutto sorella della moglie di Sun Yat-sen, cosa che sembra creare un legame di parentela fra Chiang Kai-shek e il padre della Repubblica. Non occorre altro per una spettacolare carriera. Quello che Chiang non immagina è che un giorno troverà sulla sua strada un uomo che si chiama Mao Zedong, il fondatore della Cina rossa. Mao è nato qui, nel villaggio di Shaoshan, nella provincia dell'Hunan, nipote di un militare e figlio di un proprietario terriero che trattava i figli addirittura peggio dei suoi contadini. Ancora fino agli anni 50 era il vecchio maestro di Mao che riceveva i visitatori, spiegando che quello era un allievo modello. La casa natale di Mao è stata trasformata in museo con ovvi intenti celebrativi. Vi sono raccolti i manoscritti di Mao e questo quadro che ce lo mostra mentre insegna il marxismo a un gruppo di coetanei. Nella realtà, l'approccio di Mao al marxismo sarà di più lunga gestazione. Alla nuova ideologia si accosta negli anni dell'Università di Pechino, subendo il fascino intellettuale di uno dei suoi professori, Chan Tu-hsieu. La Cina, nel frattempo, continua la sua marcia verso il futuro.
Ed è sempre a Shanghai, in una scuola elementare della concessione francese, che il 1 luglio del 1921, 60 anni da oggi, ha luogo un avvenimento destinato a larga influenza nella storia cinese del mondo: la fondazione del Partito Comunista. Mao è presente quale delegato dell'UNAN, con altri 11 delegati, 12 in tutto, diciamo come i 12 apostoli. La risonanza, specie nelle classi più umili, è immediata. La Cina è percorsa da agitazioni, scioperi, tumulti nel nome di una serie di rivendicazioni sociali che sono state troppo a lungo ignorate. È stato l'Ottobre Rosso, l'ottobre del 1917, ad influenzare profondamente anche il pensiero rivoluzionario cinese. Gli avvenimenti di Pietroburgo, con il ritorno di Lenin dopo la caduta dello zar, sono stati l'epilogo di una più lunga battaglia. Prima c'era stata la rivoluzione del 1905, conclusasi tragicamente sotto la mitraglia dei cosacchi. Il proletariato russo in quell'occasione ha lasciato sul terreno 50.000 morti, una vera strage. La lezione tuttavia è servita. Più avanti, nel febbraio del 1917, lo zar non ha trovato nessuno accanto a sé per difenderlo. Poi c'è stato l'ottobre, coi bolscevichi al potere. Adesso il programma di Lenin è atteso alla prova della gestione dello Stato, che egli vuole condurre avanti senza la collaborazione di nessuno, nemmeno degli altri partiti socialisti dei Soviet. In Cina, quello a cui si guarda è l'esempio generale della rivoluzione, anche se poi le condizioni sono diverse. Ma a Mosca non tutti lo capiscono. Non lo capisce Stalin, che fra i collaboratori di Lenin si occupa dei problemi dell'estremo oriente. Stalin, e con Stalin una larga frazione del Partito Comunista Cinese, vedevano la rivoluzione soprattutto nelle città, Mao invece nelle campagne. Può inoltre descrivere quali furono gli altri aspetti originali della rivoluzione maoista? Questo segnale ci dico. Il fatto è che il modo di vedere la rivoluzione cinese e le direttive che venivano da Mosca erano assolutamente convenzionali, mentre invece Mao partiva dalle condizioni sociali e reali della vita in Cina. Infatti, se leggete le opere di Mao, vi accorgerete che egli, come ideologo marxista, non è molto originale. Invece, quando parla delle condizioni interne della Cina, della struttura della società cinese, delle tattiche rivoluzionarie di quel partito comunista, allora sì che è originale, in modo perfino straordinario. E tra l'altro, il principio della guerra rivoluzionaria in Cina, che egli tratta in modo originale, nel senso di un perfetto adeguamento delle forme di lotta alle finalità della rivoluzione cinese. Il mio parere, in base a quanto mi risulta, è che i russi fossero bene informati sulla situazione al vertice del Partito Comunista Cinese, ma non conoscevano bene la Cina, e tutto questo li portava a svolgere soltanto la politica estera, per loro in apparenza più conveniente, mantenendo rapporti che definirei di tipo statalistico con il Kuomintang, fosse quello di Sun Yat-sen o di Chiang Kai-shek, aiutandolo anzi, e talvolta a preferenza del Partito Comunista Cinese, intanto perché continuavano a vedere la rivoluzione come un fatto operaio delle città e non contadino, anzi, i contadini in Russia venivano considerati avversari reali o potenziali del partito bolscevico. E inoltre perché, subito dopo Lenin, Stalin lanciò la teoria del socialismo in un solo paese, che serviva tra l'altro ad acquietare l'Occidente. Per tutti i rivoluzionari, e anche per i grandi come Mao, Lenin, Stalin e Trotsky, è caratteristica la incapacità di superare la loro personale esperienza rivoluzionaria e di capire che tutte le rivoluzioni, se vogliono mantenere il contatto con la realtà, per quanto internazionalista sia poi l'ideologia, devono essere in definitiva rivoluzioni nazionali. Il problema della Cina, al momento, è soprattutto quello della riunificazione del paese, dilaniato dalle lotte di fazione, diviso in una serie di governatorati indipendenti, ognuno dei quali sotto il controllo di uno o più generali ribelli, chiamati signori della guerra, con l'eccezione di Canton, dove ha sede il governo nazionale, nel quale Chiang Kai-shek continua la sua ascesa paziente. È da Canton, dunque, che parte la spedizione verso il nord. La Cina vive così un altro momento di dramma.
Può capitare che l'esercito nazionalista subisca cocenti sconfitte da parte dei signori della guerra, ma la spedizione ha successo. L'esercito del Kuomintang, con alla testa quella che si chiamerà l'Armata di Ferro, una delle migliori unità del momento, comandata dagli ufficiali di Whampoa, si rimette in marcia, riconquista i grandi porti. Nel maggio del 1927, l'intera vallata dello Yangtze-Kiang, il principe dei fiumi cinesi, è sotto il controllo dei nazionalisti. E nemmeno l'intervento più o meno larvato dei giapponesi consente ai signori della guerra di mantenersi al potere. Nell'impresa, il Partito Comunista e il Kuomintang si ritrovano alleati, anche perché Mosca, che ha inviato a Cantone esperti e consiglieri, non crede nelle possibilità di successo autonomo dei comunisti cinesi, che hanno presa soprattutto nelle campagne, meno nelle città, dove tuttavia, secondo i canoni dell'ortodossia sovietica, si vince o si perde ogni rivoluzione. Sia Stalin che Trotsky in realtà hanno agito in maniera del tutto convenzionale. Stalin però era più vicino al modo di vedere di Lenin. Lenin sostiene infatti la tesi secondo la quale nelle colonie sono possibili alleanze con la borghesia e perfino con gli elementi più noti del potere feudale contro l'imperialismo. Quanto a Trotsky, non bisogna dimenticare che anch'egli in Russia trascura del tutto il problema dei contadini e che la politica di repressione nelle campagne, seguente alla svolta del 1929, la svolta della collettivizzazione forzata delle terre, altro non era che la politica di Trotsky portata avanti in maniera forse più brutale da Stalin. Tutto l'interesse di Trotsky era anch'esso rivolto alle città. Ma dato che Trotsky era contrario a collaborare con Chiang Kai-shek, a prima vista può anche sembrare che avesse ragione, mentre in definitiva non l'aveva. Entrambi hanno agito in modo conformista. Evidentemente non avevano capito il problema Cina. Non avevano compreso che alla base della rivoluzione in Cina doveva esserci la rivoluzione contadina. Hanno considerato fin dagli inizi la Cina una mezza colonia. In effetti la Cina ha subito l'influenza delle potenze straniere. In Cina c'erano dei contingenti militari stranieri, ma per quanto riguarda la maturità della nazione, la coscienza nazionale del popolo, la Cina era un paese indipendente. Sun Yat-sen non ha visto il successo della spedizione verso il nord. È scomparso nel maggio del 1925 dopo aver tentato invano di conseguire lo stesso risultato per via pacifica. Minata da tempo da un terribile male, la sua salute non ha retto alle prove di questi anni di governo. Anche Lenin è morto nel 1924, aprendo una difficile battaglia per la successione fra i suoi luogotenenti. Ed è ancora Stalin a dettare le regole di comportamento per i comunisti cinesi. Bisogna rimanere ancorati al carro della borghesia nazionalista, sostiene Stalin, ed accettarne le regole, anche quelle dell'ingiustizia di classe, sulla quale nemmeno Sun Yat-sen, malgrado le sue promesse di riforma, è riuscito a incidere. È Chiang Kai-shek il successore di Sun Yat-sen e la rottura tra i nazionalisti e comunisti adesso è alle porte. Una rottura nel sangue che ha l'aspetto terribile di queste esecuzioni di comunisti moltiplicate per 100, per 1000, per 10.000. La rottura è del 1927, l'anno drammatico del Partito Comunista Cinese. L'accusa di Chiang Kai-shek ai comunisti è di aver tentato un colpo di Stato. L'epurazione sarà spaventosa. Nel corso di una sola notte, 5.000 persone vengono fucilate in una Shanghai in preda al caos. Gli occidentali ne approfitteranno per stringere ancora di più la loro presa sul paese. È di nuovo la guerra civile, col suo seguito di spaventose distruzioni, di miseria, di fame.
Anche Mao viene travolto e colpito. Nella notte del 10 agosto lo catturano a Changsha, la capitale dell'Hunan, con la moglie visibilmente incinta. A lui riesce di fuggire. Lei, Yang Kai-hui, viene violentata, legata a un palo e strangolata. Si erano sposati ai tempi dell'Università di Pechino, lui giovane studente, lei figlia di un professore. 30 anni dopo, nel 1957, quando Mao è al vertice del potere, le dedicherà una delle sue liriche più belle. Una lirica che inizia con queste parole: «Io ho perso il mio superbo pioppo». Credo che Chiang Kai-shek avesse insieme torto e ragione. Era giusta, per esempio, l'accusa che i comunisti cinesi in quel periodo fossero collegati con Mosca. Intendo il periodo fino al 1927 e subito dopo il 1927. Ma, per altro verso, era presso il Kuomintang, non presso il Partito Comunista che Mosca aveva mandato istruttori ed esperti. Occorre aggiungere che si stava già sviluppando fra gli intellettuali cinesi e gli strati più poveri un autentico movimento rivoluzionario, e sotto questo aspetto Chiang Kai-shek non aveva ragione nel sostenere che tutte le direttive ai comunisti cinesi venivano da Mosca. Io sarei dell'opinione che se tentativo di colpo di Stato davvero ci fu, e il Partito Comunista Cinese nella sua storia lo nega, fu semmai un tentativo autonomo dei cinesi. Dopo la lunga marcia, poi, le accuse di Chiang Kai-shek erano ormai ingiuste e non si fondavano sulla situazione reale che si stava evolvendo in Cina. La lunga marcia, questa incredibile epopea umana, è il risultato diretto della sconfitta del 1927. Per Mao è anche un'occasione di crescere in statura fino a diventare il capo incontrastato del partito, una figura leggendaria della storia. Si è rifugiato dapprima fra le montagne del Jiangxi, dando vita a un soviet popolare, presto imitato in altre parti della Cina. Ed è qui che ha meglio maturato la sua grande illuminazione. La rivoluzione si farà non come in Unione Sovietica con gli operai, ma secondo le condizioni del paese con i contadini, con le campagne che assediano le città e le costringono alla resa. Contro di lui, contro Mao il ribelle, Chiang Kai-shek scatena ben 5 campagne di annientamento, mettendo in campo 1 milione di uomini e quasi disinteressandosi, per raggiungere lo scopo, della penetrazione dei giapponesi in Cina, che occupano Mukden e tutta la Manciuria, minacciando direttamente Pechino. Quanto a Mao, che nelle proprie armate ha reclutato perfino dei banditi, sfugge, si difende, talvolta contrattacca, rivelando nella guerriglia tutto il suo genio militare. Il cerchio attorno alla sua piccola repubblica di giorno in giorno si stringe. Le previsioni dicono adesso che non gli riuscirà di superare l'autunno-inverno del 1934. Che fare in condizioni simili? La risposta di Mao in questo 1934 è quella di raggiungere lo Shaanxi nel nord della Cina, dove ancora sventola stretta attorno ad un soviet popolare la bandiera della rivoluzione. È una marcia di 10.000 chilometri fra le regioni più impervie del paese e nessuno ha mai compiuto l'impresa. Mao decide di tentarlo ugualmente, come dice a quanti dei suoi che esitano ancora: in una guerra di questo genere non si può retrocedere, i deboli moriranno, ma moriranno da eroi. Durerà un anno fino all'ottobre del 1935. Attraverso 11 province della Cina, toccando il Tibet e quindi ripiegando verso Oriente, l'Armata Rossa, divisa su 3 colonne, si apre la strada combattendo contro i soldati di Chiang Kai-shek, superando i più tremendi ostacoli lungo montagne che paiono inaccessibili, fra gole spaventose, dove nessuno sembra dover sopravvivere, privi spesso di cibo, le notti trascorse all'addiaccio. L'armata supera il fiume Tatù sotto la mitraglia dei nazionalisti.
perde forse la maggior quantità di uomini nelle infide paludi intorno al Liangokhu, dove il terreno melmoso inghiotte senza pietà uomini e cose. Sono partiti in 50.000 dal Jiangxi, ne arriveranno nello Shensi e nella sua capitale Yan'an appena 15.000, e fra di essi Mao, arso dalla febbre, magrissimo, gli occhi spiritati. Yan'an, con le sue abitazioni fatte di grotte, appare finalmente come un miraggio davanti a questo esercito di disperati, dotati soltanto di una fede, di quelle che confinano con il fanatismo o con l'apostolato. Per anni, e forse era anche legittimo nel calore di simpatia che la rivoluzione maoista sollevò attorno a sé, molti degli aspetti drammatici nella storia del Partito Comunista Cinese vennero passati sotto silenzio. Pochissimi parlarono, forse pochissimi sapevano, di un Mao messo in minoranza ed espulso dal partito, pochissimi parlavano delle grandi purghe che accompagnarono anche la lunga marcia. Si può parlare oggi di quegli avvenimenti? L'orientamento del comitato centrale del Partito Comunista Cinese, quello eletto su istruzioni di Mosca, era che si dovevano conquistare le città, ma l'assalto alle città aveva condotto a enormi perdite e a conclusioni catastrofiche. Poi, quando si è arrivati alla lunga marcia, ovvero alla ritirata dal Jiangxi dell'armata comunista cinese, si è verificato il cambiamento. Ma già i primi sintomi del dissidio fra Mao e la direzione del partito risalgono a una data anteriore alla lunga marcia. Quando Mao, che insisteva sui contadini, venne messo in minoranza nel partito e praticamente espulso, rifiutò di accettare questa decisione. Anzi, poco prima della lunga marcia, appunto nel Jiangxi, attuò una specie di colpo di Stato all'interno del comitato centrale, cambiando i dirigenti, in pratica arrestandoli, e prendendo la direzione nelle proprie mani. A cavallo fra il Jiangxi e la lunga marcia, vi fu inoltre una drastica epurazione di almeno 3-4.000 uomini dell'armata comunista che si rifiutavano di seguire Mao e che furono in buona parte uccisi. Fu la prima grande purga del mondo comunista cinese. L'altro eroe, il protagonista assoluto della lunga marcia, secondo solamente a Mao, è Chu Te. Chu Te, il cui nome in cinese significa, guarda caso, virtù rossa. Generale del Kuomintang a 33 anni, dedito all'oppio, dissoluto, Chu Te è stato capace di abbandonare la droga per il partito e nel corso di questa lunga marcia ha comandato la punta di diamante dell'esercito di Mao, quella prima armata popolare fatta di contadini e di soldati che ha tirato contro di sé la maggior parte delle forze avverse. Il Mao di Yan'an è magro e spettrale, ma è definitivamente il numero uno del comunismo cinese. Già lo chiamano il presidente Mao. Adesso che è solo al vertice e sta diventando un mito, cresce con Mao anche il mito di Yan'an, la capitale del soviet rivoluzionario della Cina. Si studia a Yan'an, in questa città delle caverne. Vi nasce perfino un'università chiamata del popolo, che fornirà un giorno i primi quadri della nuova Repubblica Comunista Cinese, quelli che dopo la rivoluzione si troveranno a gestire lo Stato. Si danno anche spettacoli nel corso dei quali si fa notare una piccola attrice che proviene dal cinema e che si chiama Chang Qing, la futura imperatrice rossa della Cina. Mao se ne invaghisce e la sposa, malgrado una certa opposizione degli altri dirigenti del partito. Scrittrice, studiosa di storia della Cina comunista, l'americana Roxane Witki è stata l'unica che abbia avuto il privilegio di intervistare la moglie di Mao prima che cadesse in disgrazia. Le chiediamo chi era Chang Qing, da dove provenisse e come abbia conosciuto Mao. Chang Qing andò a Shanghai a 19 anni come aspirante attrice. Credo che la sua ambizione, come quella di centinaia di giovani artisti, fosse quella di farsi un nome. Un'altra sua grande aspirazione era quella di entrare in contatto col Partito Comunista Clandestino di Shanghai. Nel 1935, dopo essersi fatta conoscere in teatro, sia in opere di propaganda, sia interpretando quello che lei definisce il teatro borghese, compresa Casa di bambole di Ibsen, dove sosteneva il ruolo di Nora, passò al cinema e interpretò alcuni film che ebbero un qualche merito politico.
Chen Qing non era una grande attrice cinematografica. Parlando con me, si definì un'attrice non brillante. A Shanghai incontrò anche per la prima volta il grande amore. Si sposò con un certo Tom Nan, critico cinematografico e attore, che abbandonò nel 1937 per trasferirsi a Yan'an. A Yan'an incontrò Mao. Per quel che riguarda il rapporto tra Chen Qing e Mao, si potrebbe dire che si trattava di attrazione degli opposti. Chen Qing era attratta dalla mancanza di affettazione di Mao, dalla sua durezza, dal fatto che proveniva dalle zone rurali, e lui era attratto dal fascino e dai modi cittadini della giovane attrice. Mao poi non era soltanto un contadino, era un intellettuale, un teorico, per cui Chen Qing lo ammirava moltissimo. Mao era il pensatore e lei un'attrice. Credo che le sue doti, la sua conoscenza del mondo teatrale furono messe al servizio di Mao in quanto Chen Qing era capace di tradurre il suo pensiero in immagini comprensibili al popolo. Lei stessa si definiva la sua segretaria personale. Passarono molto tempo insieme ad esaminare documenti, Mao nella veste di maestro e lei di discepolo. A lungo corse voce che i capi comunisti, i compagni di Mao a Yan'an, si erano opposti al matrimonio. Quando lo chiesi a Chen Qing, andò su tutte le furie perché avevo affrontato questo argomento. Ritengo però che ci sia stato un fondo di verità. Mao era stato sposato con Yang Kai-hui, una famosa martire della rivoluzione. Inoltre, Chen Qing era più bella delle altre mogli e veniva da Shanghai, che all'epoca era considerata la città del peccato. Non era neanche chiaro da quanto tempo Chen Qing fosse nel partito e tutto questo può avere suscitato i sospetti dei capi comunisti. Corre anche voce che abbiano acconsentito al matrimonio a condizione che Chen Qing non si occupasse di politica per 20 anni. Basta fare un calcolo per vedere che si arriva alla fine degli anni 50, quando Chen Qing divenne uno dei personaggi principali della rivoluzione culturale. Per la prima volta nella storia delle rivoluzioni comuniste, tra la falce e il martello, è la falce, quella dei contadini, che ha prevalso. In questa chiave, la lunga marcia è stato il primo sintomo di contrasto con Mosca. Forse lo scisma del futuro è nato qui, in questo punto terminale che è Yan'an. Ma in questi anni di Yan'an i problemi acuti sono altri. Per esempio, la battaglia contro l'analfabetismo, che si combatte istituendo scuole popolari, o la riforma agraria, portata avanti da un esercito che ha imparato, che sta imparando a vivere fra il popolo come un pesce nell'acqua. La riforma agraria corre di pari passo con i primi processi ai proprietari terrieri. Qui vediamo uno di questi processi in una serie di immagini rarissime, tratte sempre dal documentario di Sergei Gerassimov. Ed è anche in tal modo, nel vedere i padroni e gli sfruttatori di ieri alla gogna e umiliati, che si apre per gli sfruttati, per gli offesi di sempre, la grande speranza del domani. Stella rossa di Yan'an diventa un punto di riferimento d'obbligo. Per i giovani, per i contadini, per i transfughi dell'esercito di Chiang Kai-shek che accorrono ad ascoltare il verbo di Mao. La promessa di un mondo più giusto, un mondo finalmente di uguali.
va ora in onda il telefilm Tutto quello che è successo ieri.